an Americani. Febbraio 2007. Muore Adele Faccio. Nata nel 1920, è staffetta partigiana durante la Resistenza. Redattrice di riviste underground, nel 1973 fonda a Milano il CISA, il Centro Informazione Sterilizzazione e Aborto, quando questo è illegale in Italia. Colpita da mandato di cattura, dopo una breve fuga a Parigi, nel gennaio del 1976, si consegna alla polizia. E dopo 33 giorni di carcere, Adele Faccio diventa il simbolo delle donne che vogliono la legge sull'aborto. Deputata nelle fila del Partito Radicale, a Montecitorio parteciperà alla elaborazione della legge 194. Il Movimento di Liberazione della Donna lotta contro i ruoli. Le ruolizzazioni bloccano gli individui, sono altrettanti letti di procuste in cui le persone vengono costrette a stare entro misure che non sono certamente congeniali alle persone. E quindi niente ruoli, niente determinazioni prestabilite, niente donna debole o uomo forte, perché gli uomini hanno diritto di essere deboli, di piangere, di lamentarsi, di essere umani come le donne hanno diritto di essere forti e robuste, e citiamo sempre questi esempi a rovesciamento dei ruoli classici e tradizionali. Quindi fantasia e libertà.